Ciao a tutti i lettori di Windows Blog Italia da Biagio. Quest'oggi vogliamo mostrarvi le novità presenti nell'ultima build di Windows 10 destinata agli insider. Stiamo parlando della build 10547. Tra le novità abbiamo nuove animazioni per l'apertura e la chiusura delle app del Windows Store, nuove icone per il pannello di controllo e nelle impostazioni. La jump list per le applicazioni dello Store è una nuova impostazione presente in Impostazioni avanzate di Microsoft Edge. Vi abbiamo già mostrato queste novità nel video della build 10537 trapelata in rete. Diverse novità sono invece presenti in Impostazioni. Recandoci in Personalizzazione Start, è stata aggiunta l'opzione per abilitare o meno una quarta colonna di tile all'interno del menu Start. Schermata di blocco. È stata aggiunta la possibilità di rimuovere l'immagine di background nella schermata di login. Sistema multitasking. È stata inserita la possibilità di spostare le finestre nella task view in modalità tablet con gli swipe laterali e di chiuderla verso il basso. Ecco un'anteprima, così come avviene praticamente in Windows 8. Rechiamoci ora in aggiornamento e sicurezza. Attivazione. Sono disponibili ora anche il Product ID e il Product Key. Windows Update. Opzioni avanzate. È stata rivista la funzionalità riguardo l'accesso al programma Insider. In dispositivi è presente una nuova voce, USB, che permette di ricevere una notifica quando viene collegato un dispositivo USB. In Account. Accesso alla società, sono presenti ora nuove voci destinate al mondo Enterprise. Ci sono anche dei cambiamenti all'interno del menu Start. Cliccando infatti su di una tile è presente ora un nuovo menu che permette di disattivare la live tile, pilnarlo o meno la taskbar, di classificarlo o addirittura di condividere l'app. Inoltre, l'elenco, la lista delle app ora mostra molti più programmi. Le app di sistema sono state tutte quante aggiornate, anche se non sono presenti novità degne di nota. Sono presenti anche dei miglioramenti per l'input di testo nei campi di scrittura in modalità tablet e non, ed è stata anche inserita la possibilità di utilizzare Cortana con degli account locali. Bene, è tutto per questo breve video. Alla prossima, un saluto da tutta la redazione di Windows Blog Italia.